Buonasera direttore. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Era un po' titubante. Te l'avevo promesso e te l'avevo detto che prima o poi ti sarebbe toccato e quindi eccoci qua per il terzo evento di Una notte al museo di questa stagione. Dopo Mister Pagliari tocca a Roberto Goretti, che è passato, presente e speriamo futuro di questo Perugia Calcio. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. E grazie ai miei compagni di viaggio della commissione del museo che si occupano scrupolosamente della ricerca storica dell'organizzazione, quindi Roberto Settonce, Federico Ceccarini, Carlo e Claudio Giulietti, e mi perdonerà qualcuno se dimentico qualche nome. Dunque Roberto, io ti descrivo soltanto come sarà la serata. Si tratterà di un'intervista fotografica. Dietro a te scorreranno delle immagini, credo siano una ventina, quindi dovremo organizzarci in questo modo, e tu racconterai quello che vedi. Dopodiché Carlo farà una piccola introduzione e dal pubblico, quando vorrete, potrete alzare la mano per fare una domanda e fare questa bella chiacchierata con il nostro responsabile dell'area tecnica. Buona serata e a te Carlo. Buonasera, ho il compito di inquadrare storicamente l'evento. Il nostro ospite è Roberto Goretti, che nasce a Perugia il 28 maggio 1976, giusto? Giustissimo. 12 giorni dopo della vittoriosa gara del Perugia contro la Juventus, rete di Renato Curi d'esterno destro sotto la curva nord. Quindi, insomma, ecco. Calcisticamente parlando, nasce nelle giovanili del Perugia, fa tutta la trafila e esordisce nella stagione di Serie B 95-96. Era Gaucci, stagione molto movimentate, l'allenatore inizialmente è Walter Alfredo Novellino. Dopodiché succede qualcosa, praticamente arriva poi Galeone che cerca di dare una spinta a questa squadra che si era un pochino aveva rallentato la propria corsa. Vinciamo il campionato, il capocannoniere di quella stagione è Negri con 18 gol. Roberto colleziona 32 presenze e 2 reti, più 2 in Coppa Italia, quindi insomma gioca spesso e volentieri. Arriviamo in Serie A, la città si esalta, l'anno dopo abbiamo un record di abbonati, oltre 13.000 abbonati. Una stagione anche questa movimentata, purtroppo succede che in quella stagione si recede all'ultima giornata a Piacenza sotto un diluvio universale a causa della classifica avulsa, la peggiore classifica avulsa, e Roberto colleziona 29 presenze, una in Coppa Italia. Anche in quella stagione Negri il capocannoniere con 15 reti. Poi ne parleremo di questa stagione. Dopodiché Roberto Goretti va a Napoli per tre stagioni e poi fa banca a Bologna. Dopodiché ritorna nel campionato 2000 e 2001 a Perugia e troviamo in panchina Serse Cosmi. Lì in quella stagione colleziona, mi sembra, 6 presenze. Dopodiché inizia a girovagare, va a Reggio Emilia, Bologna, Ancona, a Bari, poi va a Arezzo, Como, eccetera, eccetera. Dopo 10 anni ritorna a Perugia, siamo arrivati alla stagione 2010-2011, non siamo più in Serie A ma siamo nei dilettanti, è successo di tutto in questi 10 anni, causa forza maggiore, successo di tutto, Roberto contribuisce alla risalita perché in quegli anni bui diciamo che il perugino, la città ma soprattutto lo zoccolo duro della tifoseria reagisce. E anche Roberto contribuisce alla vittoria e risaliamo in C2, tu fai 14 presenze e 2 reti. Dopodiché decidi anche di appiccare le scarpette al chiodo e nel marzo del 2012, nell'era Santo Padre,
affronti la nuova diciamo, professore da dirigente. Inizialmente è responsabile del settore giovanile, poi segui la prima squadra come direttore sportivo e adesso come responsabile dell'area tecnica. Nella sua carriera colleziona anche 9 presenze nella nazionale Under 21, 2 reti, nazionale diretta mi sembra da Marco Tardelli, giusto? Da Cesare Maldini. Cesare Maldini. Ah, sì? C'era scritto Marco Tardelli su. Tardelli alla Nazionale Olimpica. Ah, ecco, Nazionale Olimpica. Allora bisogna dirlo a chi di dovere. Niente, insomma, quindi Roberto Goretti rappresenta un attimino, sia come calciatore che come giocatore, il presente e il passato e il presente e forse anche il futuro. Concludo dicendo che l'attività del Museo del Grifo, al di là delle attività esterne, degli eventi, svolge anche il lavoro molto importante di classificazione e archiviazione di tanti cimeli, il lavoro oscuro ma importante. Diciamo anche che chi ci vuole aiutare può farlo, può metterci in contatto con noi perché c'è bisogno di tutti, soprattutto nella ricerca del materiale. Crediamo che in ogni casa di Perugia c'è qualcosa che ci riguarda. Ecco. Quindi lasciamo adesso lunga vita al Museo del Grifo, perché è una mia frase che mi piace, ecco, sono affezionato. Ok. Roberto, vuoi fare un saluto generale oppure se vuoi cominciamo? Andiamo, cominciamo, andiamo. Via. Un pallone. In un modo o nell'altro ci ho avuto sempre a che fare con un pallone da quando sono nato, quindi dico poco, dico che è la passione per il calcio penso che ha segnato e seguito un po' tutta la mia vita, da quando ero bambino fino adesso. E poi gli correvo dietro perché lo volevo calciare, oppure lo pensavo. Diciamo che adesso c'è stata un'evoluzione. Adesso non gli corro più dietro perché diciamo che il calcio giocato non è più il mio sport da 2-3 anni. Non gioco più perché non ce la faccio. E però rimane sempre comunque sia la passione, lo sport della mia vita. Grande mister Giannattasio, simpaticissimo mister Giannattasio, era il nostro allenatore della primavera. Nella primavera avevamo un gruppo fantastico, penso che siano stati 2 anni bellissimi, divertentissimi, nei quali penso che sia toccato il momento migliore della storia del settore giovanile del Perugia, una primavera fatta da 14-15 giocatori che giocavamo insieme dai giovanissimi. Nei giovanissimi il responsabile del settore giovanile era Walter Sabatini, che fece praticamente la prima squadra, il Perugia era in C2, fece una squadra di 25 ragazzi, 15 dei quali a distanza di 5 anni si sono laureati vice campioni d'Italia, perché il primo anno siamo stati vice campioni d'Italia, cioè quel gruppo finì con il secondo posto, perdemmo la finale all'Olimpico andata e ritorno, vincendo l'andata qui da noi per 2-1, segnarono Gioacchini e Lucarelli, che erano i nostri due bomber, e per la Lazio segnò Di Vaio, e al ritorno giocammo all'Olimpico e perdemmo 1-0, c'erano 40.000 spettatori, noi eravamo tutti ragazzetti che non avevamo mai giocato in certi contesti, e purtroppo, forse anche un po' immeritatamente, perdemmo. Il capitano della Lazio era Alessandro Nesta, che ogni tanto bene o male ritorna, e fu una grande delusione, perché in quell'anno fu un anno veramente un po' strano, perché arrivammo alla finale del torneo di Viareggio e non ce la fecero giocare, perché avevamo fatto un cambio ai tempi supplementari contro la Fiorentina nella semifinale, e il regolamento prevedeva che solo in semifinale non si potevano fare i cambi ai tempi supplementari, e quindi non ci fecero giocare alla finale del primo e secondo posto. Fummo un po' sfortunati, però di quella squadra
6-7 giocatori abbiamo giocato in Serie A, quindi penso che fu un successo straordinario per il Perugia. Fu un successo straordinario anche per il direttore Sabatini, perché portò praticamente un gruppo di ragazzi che aveva scelto a 12-13 anni, li portò insomma a dei livelli molto importanti. Poi il Perugia continuò con una politica molto importante sui giovani, tant'è che i due anni successivi arrivarono due scudetti. Io ho partecipato soltanto il primo anno con un paio di partite nella fase finale, perché poi giocavo con la prima squadra, e quindi però c'è da dire veramente che furono anni molto importanti, e il mister era il nostro leader, era un allenatore che in quel momento ha portato qualcosa, ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato dei valori, ci ha insegnato l'unità di squadra, ci ha insegnato a divertirci e anche a lavorare, a sacrificarci. Questa è la partita della finale a Roma contro la Lazio, che perdemmo 1-0 in ritorno, e per la rete in casa e fuori casa perdemmo. Di quella la partita d'andata avevo giocato benissimo a Santa Sabina, avevo fatto i due assist dei due gol. Finimmo questa partita perdendo 1-0 all'ultimo minuto, Stefano Gioacchini, il secondo vicino a Lucarelli, che adesso lavora nell'Academy del Manchester City in Inghilterra, e lo saluto. E sbagliò il gol dell'1-1 e finì la partita. Mi ricordo che Gaucione entrò negli spogliatoi arrabbiatissimo e disse: ragazzi, ringraziate Goretti se oggi non siamo campioni d'Italia. E io avevo 17 anni, cominciai a piangere. Diciamo che a Gaucione non sono mai stato simpatico, però c'è da dire che fu veramente un personaggio fantastico, e anche vederlo all'opera a distanza di anni, uno ricordando, sicuramente è stato per certi versi un precursore di tante cose, un innovatore, un uomo in gamba. Questa è la seconda rete che ho fatto con il Perugia. Qui è Palermo-Perugia 0-1. Era l'anno che prima Carlo descriveva, è stato un anno straordinario, fantastico, perché è stato un anno formato da... Cioè, hai detto bene, è stato un anno diviso in 3 o 4 momenti completamente diversi. Torno indietro. Io sono stato allenato... No, torno ancora più indietro, perché visto il titolo DNA perugino, io sono nato il 28 maggio, come hai detto te. Nasco con un litigio incredibile tra mio papà e mia mamma, perché mio padre, che aveva come giocatore preferito del Perugia Novellino, mi vuol chiamare Walter Alfredo. E quindi litigano mia mamma e mio papà, mia mamma è sul letto ancora al policlinico, e papà va a segnarmi al comune e gli dice: io lo chiamo Walter Alfredo e tu non rientri dentro a casa quando io torno. Quindi insomma, alla fine papà molla e mi chiama come sempre, come funziona sempre, che tanto alla fine decidono sempre le donne, tutto, non i nomi, ma... E quindi mi chiama Roberto. Walter Alfredo Novellino lo trovo negli allievi del Perugia, nei giovanissimi, negli allievi. In quel momento penso che era uno degli allenatori più innovativi che c'erano nel panorama italiano, e ci insegnò tantissimo, e i risultati eccellenti di tanti giocatori che arriveranno poi a giocare Serie A e Serie B penso che sia dovuto al suo insegnamento. Novellino, che poi dopo quella finale che abbiamo visto prima decide di portarmi, Gaucione non era molto d'accordo, di portarmi nella rosa della prima squadra.
e mi fa esordire subito alla prima partita, mi ricordo, qui a Perugia, Perugia-Foggia, da titolare. E da lì gioco un po' tutta quella stagione da, da titolare. Viene esonerato il mister, eravamo, purtroppo non riuscivano, non riuscivamo a vincere, la squadra era formata da giocatori veramente forti, ma non si riusciva, non si riusciva a vincere, a trovare l'alchimia giusta in campo. E all'ottava, nona giornata del girone d'andata siamo Reggiana ultima, se non sbaglio, e noi penultimi. Gaucci cambia allenatore, fa una giornata il mister Giannattasio, una o due giornate, e poi arriva il Gale. Arriva il Gale e penso che cambia un po' la storia di quel, di, in quel periodo storico del Perugia, cambia la storia perché, perché porta una mentalità e una vivacità intellettuale, credo, dentro lo spogliatoio, negli allenamenti, anche fuori, nel rapporto con la stampa e con tutto l'ambiente, a cui forse un po' Perugia non era abituata. Arriva il Gale e succede un mezzo terremoto. Io mi ricordo che torniamo dalla partita di Reggio Calabria con l'aereo, scendiamo e vedo Giovanni Cornacchini, che era il nostro vice capitano, il capitano era Luca Evangelisti, Giovanni Cornacchini che piangeva. Tutti si avvicinano, Gio, ma che cacchio hai fatto? Ragazzi, mi hanno venduto, devo andare via, devo andare a Bologna. Ma va, è impossibile, no, devo andare a Bologna, il Gale non mi vuole. Insomma, Galeone decide di mandare via i due giocatori più rappresentativi, manda via Evangelisti e Cornacchini. Cioè, all'interno del gruppo mi ricordo un momento veramente di quasi un po' di tensione. Il Gale parla il martedì dopo, eravamo nelle penultime appunto, e dice, chi è il giocatore più tecnico della squadra? Questo è il primo messaggio che manda il Gale. Tutti, giunti, tu sei il centrocampista centrale del Perugia. Dice. Comincia a parlare, descrive un po' il suo calcio, quello che voleva in 10 minuti alla lavagna, e poi dice, ragazzi, io parlo poco. Sono venuto qui perché il Perugia può andare in Serie A. Lo guardavamo tutti, e questo è matto. E invece non era matto per niente, perché riuscì in poco tempo a trasformare una squadra vecchia in una squadra giovane, in una squadra che pensava positivo, in una squadra che poteva raggiungere e fare qualsiasi cosa. Cioè, ci sentivamo di poter fare qualsiasi cosa. E questa è una delle prime vittorie esterne che facciamo. Vinciamo a Palermo dopo un momento un po'... dopo un inizio molto buono con Galeone, abbiamo avuto un momento di flessione. Mi ricordo che prima di questa partita ci fu un litigio tra Gaucci e Galeone, ma un litigio che fu palese in pratica, perché fu fatto in ritiro e poi esternato da Gaucci sui giornali, che diceva che alcuni giocatori non doveva farli giocare, tra i quali c'ero io. Il Gale gli rispose, con me Goretti, finché ci sto io Goretti gioca, perché secondo me se lo merita. E il giorno dopo facemmo gol, cioè ho fatto gol, e mi ricordo nell'intervista, insomma, ringraziai il Gale perché sapevo, insomma, tutto quello che aveva detto, e che comunque era la fiducia e la sicurezza che riusciva un po' a trasmettere a tutti quanti. Era un gruppo che probabilmente, se valeva 10, con lui valeva 15, valeva molto di più, insomma. E questo quindi è il mio primo gol. Secondo gol. Allora, questa è in un amichevole l'anno successivo, in un amichevole in Spagna, non mi ricordo, a Siviglia o a Valencia. E questa è l'inizio del secondo tempo. Il primo tempo il capitano della squadra è Vierkoud. Perdevamo 2-3-0 alla fine del primo tempo, però Mario aveva fatto gol, avevano dei giocatori pazzeschi il Valencia. Tra il primo e il secondo tempo Vierkoud si toglie
la maglia, la butta giù la fascia da capitano dentro lo spogliatoio, dice: io non posso giocare con questa squadra, siete troppo scarsi. Ci aveva fatto prendere due gol sbagliando due appoggi che aveva fatto fare gol agli avversari. E il Gale, io penso più per sfida che per altro, mi fece fare il capitano a me, che ero il più piccolo, il più giovane, e quindi fu soltanto una coincidenza che ho fatto il capitano. E di là c'è Max, c'è Allegri, che era nell'anno della Serie B, praticamente la squadra era sempre quella, nel senso che ruotavano 14-15 giocatori, a centrocampo giocava sempre Giunti centrale, Max a mezza sinistra, io a mezza destra. Questa non me la ricordo, ma sicuramente è dell'anno successivo, all'inizio dell'anno della Serie A. Il bomber triste. Bomber triste è stato, credo in quei due anni, è stato un personaggio fantastico, perché allora, dopo tanti anni che uno ha giocato, vede praticamente fa delle differenze, no? Si accorge che tante volte quelli che sono, diciamo, i personaggi dipinti dai media, credo che nella maggior parte dei casi siano molto diversi dalla persona reale. E questo valeva in quel momento per Marco Negri, che tutti pensavano che era uno stronzo, uno che non parlava con nessuno, uno presuntuoso, e invece Marco era un ragazzo splendido, perché era un aggregatore incredibile, era simpatico, faceva scherzi a tutti, era uno dei segreti, penso, di quel grande gruppo di ragazzi che si voleva divertire. Fece due annate straordinarie. Mi ricordo il primo giorno che è arrivato, noi eravamo tornati dal ritiro, eravamo qui in casa, qui allo stadio, che ci avevamo finito di fare l'allenamento, torniamo nello spogliatoio, passiamo, vediamo uno nuovo, non capivamo chi fosse, passa Novellino e gli fa: ma tu chi sei, il magazziniere nuovo? Perché era arrivato, aveva i capelli lunghissimi che toccavano oltre la schiena, e poi era grasso da morire, e quindi l'aveva scambiato per un magazziniere. In un mesetto si è rimesso a posto e fece penso delle cose straordinarie, come diceva il Gale, era il nostro vero regista, era il regista della squadra. Poi lui si arrabbiava con tutti perché diceva che si rompeva le scatole a prendere questi passaggi incontro, e lui voleva far solo gol, però era un ragazzo molto intelligente e veramente molto forte. Campo, com'era i rapporti tra voi sotto il profilo tecnico? Cioè, si vedeva quello che sarebbe magari poi diventato, perché lui fa parte di quel club, penso in questo momento, quei 10 allenatori al top al mondo. Grazie. Allora, Max venne a Perugia scelto da Galeone, no? Perché era fuori rosa con il Cagliari. Era il figlio del Gale, proprio era chiaramente, clamorosamente il figlioccio del Gale, ma non era solo il figlioccio, in realtà forse era più il suo vero allenatore in seconda, tant'è che il collaboratore poi di Galeone adesso lavora con Max, che è trombetta, e Max era un po' il completamento di Galeone, nel senso che a volte il martedì veniva, il Gale magari già gli aveva confidato un po' quello che voleva fare, e cominciava quando parcheggiavamo lì dentro il parcheggio, cominciava a parlare: Goro, preparati, domenica devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare così, devi fare colà, e poi era fantastico, perché era troppo sveglio, troppo svelto a risolvere le situazioni, sempre con una battuta, con una risata, e penso che questa sia una delle sue grandi qualità anche da allenatore. Credo che sia bravissimo nel
saper trovare empatia con ciascun giocatore, anche con i grandi campioni, sia capace a farli sentire tutti considerati, sentire tutti apprezzati, e penso che questa sia una grande qualità. Questa è Under 21, Under 21, dove ho giocato veramente con, se non sbaglio, con 6/11 della squadra che diventerà poi nel 2006 campione del mondo. Con Cristiano giocavamo insieme in primavera, con Francesco facevamo il militare insieme. Credo che sia stata l'Under 21 più forte della storia dell'Italia. Siamo usciti nei gironi di qualificazione. Siamo usciti nei gironi perché purtroppo c'erano troppi giocatori che erano in odore di Nazionale A, alcuni andavano, quando venivano in Nazionale a volte non riuscivano, e io sinceramente ne capisco insomma il motivo, non riuscivano a dare il 100%, e quindi Totti, Nesta, Buffon, tutta una serie di giocatori straordinari, ripeto, che poi vinceranno il mondiale, che però non siamo riusciti ad essere una squadra attenta e concentrata nelle partite che contavano. La partita decisiva fu in Inghilterra, dove perdemmo 1-0 o 2-1, 1-0 mi sembra, con una papera incredibile di Buffon, che a fine partita ha intervistato, ha detto: meno male che l'ho fatta oggi, che conta poco, invece che farla in campionato. E questo qua. Il Gale è stato veramente un padre calcistico, un padre di pensiero calcistico più che altro, perché quello che ci ha insegnato ai giocatori di quella squadra, penso che ce lo siamo portati tutti un po' dentro, perché quella squadra, forse è stato fortunato anche lui ad avere, credo per quei tempi, una squadra con un quoziente intellettivo e una capacità di apprendimento molto alta. Credo che sia fondamentale per lui, che fosse stato fondamentale per lui allenatore avere a che fare con giocatori che sapevano apprendere, perché la sua richiesta era abbastanza complessa e abbastanza innovativa in quel momento. È stato veramente fantastico, ci ha fatto divertire, ci ha fatto faticare tantissimo, perché si diceva che correvamo, che facevamo poco in allenamento, in realtà ci massacrava di allenamento, veramente ci massacrava. E ripeto, grande insegnamento. Penso che, se posso dire, in tanti anni ho avuto tantissimi allenatori, e quelli che mi hanno dato di più a livello di formazione calcistica sono stati lui e Guidolin. Credo che siano stati due grandi innovatori che forse non hanno raggiunto quello che, fino in fondo, quello che potevano, secondo me, diciamo, raggiungere le squadre che avrebbero potuto allenare. A Bologna per 3 anni, e non ci andavo d'accordo, mentre con il Gale ero uno dei suoi figliocci. Il Gale poi mi prese successivamente nella carriera. Io il Gale l'ho avuto a Perugia, l'ho avuto a Napoli e l'ho avuto ad Ancona. Ad Ancona io giocavo in Serie C, lui mi volle riprendere in Serie A ad Ancona, e durante la presentazione mi presentò lui e disse: Goretti è una delle più grandi delusioni del calcio italiano. Ho detto: mister, me ne posso andare allora? Però sapevo insomma qual era la motivazione per cui diceva questo, lo diceva sempre in forma positiva. Il mister Scala è arrivato dopo Galeone. Dopo è andato via Galeone, giocavamo Bologna-Perugia, una partita in cui penso hanno fatto l'esordio 3-4-5 giocatori, perché eravamo ridotti all'osso, e pareggiamo a Bologna 0-0, un mezzo miracolo. Io ho preso la traversa 10 minuti alla fine, altrimenti forse avremmo pure potuto vincere quella partita. Hanno fatto l'esordio, credo, Baiocco, Gattuso, Testini,
tanti giocatori, eravamo una banda di ragazzini in campo perché avevamo tantissimi infortunati. E nonostante quel pareggio miracoloso, l'ultima prima di Natale era, Gaucione cacciò il Gale, ci mandò in ritiro. Giocavamo poi, no, era la penultima prima di Natale, l'ultima, giocavamo poi una partita che pensavamo di vincere a mani basse contro la Reggiana, che era morta, aveva fatto 2-3 punti in tante partite, e invece perdemmo in casa per 4-2, e da lì è iniziato un po' un periodo in cui siamo andati male, un periodo molto difficile che coincise con l'arrivo del mister Scala. Il mister Scala era un bravo gestore di uomini, probabilmente soprattutto di giocatori importanti, come aveva dimostrato a Parma, ma noi eravamo abituati ad avere un pensiero calcistico più alto rispetto a quello che ci propose lui, e quindi cambiarono molto le tipologie degli allenamenti, facevamo meno corsa, più forza, tante cose che non funzionarono, cambiamo sistema di gioco, troppe cose che erano contro quello che era un'onda che era troppo forte, un legame, diciamo, penso più emozionale, intellettivo nei confronti dell'altro allenatore, del 90% della squadra che anche lui fu in grande difficoltà. Questa è Piacenza, è l'ultima partita. È una partita sfortunata. Un gran peccato, perché credo che avevamo tutte le qualità e l'avevamo dimostrato con una partenza incredibile in quella stagione, vincendo tante partite. A un certo punto eravamo quinti in classifica e perdemmo convinti, finì la partita al 90esimo convinti di dover giocare lo spareggio sempre con lo stesso Piacenza. In realtà il Cagliari vinse a Milano contro il Milan 1-0 verso la fine della partita. A noi in campo ci comunicavano che addirittura vinceva il Milan, e fu una grandissima delusione, fu veramente una brutta botta, fu la prima vera grande sconfitta per me come atleta, mi ricordo come calciatore, mi ricordo, ho un flash che me lo sono portato poi negli anni, mentre andavamo allo stadio con il pullman, che mi ripetevo: tanto il Perugia non perde mai, perché noi siamo destinati ad avere fortuna, avere la positività, avere il risultato vincente nel momento critico, nel momento difficile. E invece purtroppo in quel caso non accadde, anzi proprio successe quello che forse nessuno si sarebbe aspettato. Gaucione. Ne ho parlato prima, è un personaggio fantastico, si potrebbero raccontare tantissimi piccoli aneddoti, ma penso che rimane la pagina più alta della nostra storia calcistica dopo quella di Dattome, del Perugia dei Miracoli. E quindi io credo che come perugini possiamo soltanto che ringraziarlo e che dire sempre grazie. Finì come è finita, ma credo che quella fine fu una fine ingiusta, che scelsero a livello politico. C'erano molte squadre messe peggio del Perugia, ma probabilmente ha pestato i piedi a qualcuno che poi gliel'ha fatta pagare. Il Novella. Il mister, ecco, come ho detto prima, parto da quando sono nato, che mi devo chiamare col nome suo, e arrivo ai giovanissimi, agli allievi, poi alla prima squadra del Perugia, poi me lo trovo a Napoli, dove mi fa capitano del Napoli a 21 anni, e me lo sono sempre ritrovato. Io voglio bene al mister, perché è una persona di cuore, una persona buona, e gli dovrò dire sempre grazie
perché è stato determinante nell'inizio della mia carriera da calciatore. Qui sono le foto, come potete vedere, ho sempre a Napoli, sono arrivato, è stata la mia prima esperienza fuori di casa, fuori da San Martino, non solo da Perugia, ma proprio da San Martino in campo, e non mangiavo la mozzarella. A Napoli, come si può vedere, ho mangiato tanta mozzarella, ho fatto il primo mese, era una mozzarella al giorno, l'ho scoperta praticamente lì e era irrefrenabile. E è stata una bella esperienza. Napoli è una città che forse per un calciatore ti lega per la vita, nel senso che io ero abituato a Perugia, dove potevo tranquillamente andare in giro, non mi diceva niente nessuno, non mi riconosceva nessuno, e alla fine del primo ritiro che ho fatto con il Napoli invece mi ricordo io e Claudio Bellucci che scendemmo a fare una passeggiata il primo giorno che siamo tornati dal ritiro lungo via Caracciolo, e dopo 10 minuti siamo tornati in albergo e uscire non era una cosa semplice. Bologna è il passaggio successivo nella Serie A. Bologna, purtroppo, dopo il primo anno, quando sono arrivato, dove ho fatto bene, ho subito tutta una serie di infortuni, e penso che quegli anni hanno determinato, insomma, in una maniera non positiva la mia carriera successiva, ma penso che sono stati gli anni dove ho imparato di più. Ho imparato di più a livello umano, ho imparato di più a livello calcistico, ho visto l'organizzazione migliore che ho visto nella mia vita sportiva e nella mia vita calcistica, l'organizzazione medica, l'organizzazione di una società, l'organizzazione in tutto e per tutto. Ho visto fare team tra professionisti importanti, ho visto veramente la collaborazione e ho visto come una squadra normale, fatta di ragazzi intelligenti, guidati da un allenatore in gamba, poteva veramente fare delle cose straordinarie. Con il Bologna siamo arrivati quinti, quarti in classifica. L'ultima partita abbiamo perso a Brescia, che doveva vincere per forza per salvarsi. Perdemmo 3-0. Il Milan vinse, non mi ricordo dove, fuori casa, e arrivò quarta e andò in Champions League. In caso di vittoria andavamo noi in Champions League, e quel Milan l'anno dopo vinse la Champions. E quindi lì fu un po' una svolta, un po' anche per Bologna stessa, per la squadra del Bologna. Però veramente sono stati 3 anni molto, molto, molto importanti, anche per quello che faccio adesso. Questo è il ritorno, quello di cui parlava prima Carlo, con Serse in prestito. Qui, quando siamo arrivati io e Luca Saudati, che era poi il mio compagno di stanza, eravamo sempre insieme, e con Paris Rullo, che era un bravo ragazzo, Paris. E andò male, non andò bene perché mi trovai in una squadra che correva nel triplo di quello che correvo io, in una squadra forte, in una squadra fatta di ragazzi in gamba, molto legati all'allenatore, una squadra dove funzionava tutto, e dove poi io, come altri 2 o 3 giocatori che eravamo in prestito, non venivamo molto considerati. Ma come ci sta? Poi uno si rende conto di cose e questo ci sta. In una squadra dove però era un piacere vivere la quotidianità, perché l'allenatore aveva la grande capacità di far stare tutti bene e di creare un clima molto, molto positivo, un clima che ti portava a giocare la partita nelle condizioni mentali migliori possibili. Questo è il giorno della vittoria, del ritorno, della vittoria del campionato di Serie D. Diciamo che è l'ultima fase della mia carriera, l'ultima fase che è stata quella del ritorno a casa. Era il mio forte desiderio,
Mi ricordo che giocavo nel Como, avevo ancora un anno di contratto, il Perugia era fallito, mi chiamò in estate Damaschi, mi chiese se volevo tornare. Io avevo un ottimo rapporto con il presidente del Como, lo chiamai, gli dissi: presidente, ti avevo detto che se un giorno chiamava il Perugia me ne sarei andato, e quindi me ne andai, lasciai il contratto, venni qui per forse un terzo dei soldi che dovevo prendere a Como, ma poi i soldi non avevano più valore. Iniziai la stagione con un grandissimo entusiasmo, ma dopo una settimana, l'anno precedente a Como avevo fatto molto bene, avevo fatto veramente un'ottima annata, quindi mi sentivo di spaccare il mondo. Iniziai dopo una settimana con un infortunio stranissimo agli addominali, recuperai velocemente perché tanta era la voglia di rigiocare, quindi mi ricordo, credo proprio per la prima partita di campionato, recuperai, però non sono mai riuscito a recuperare bene, tant'è che poi ebbi un ernia inguinale che mi trascinai fino a che non presi la decisione durante una partita di smettere. Mi ricordo era il derby, era Arezzo-Perugia, che abbiamo vinto 1-0. Era venuto a vedermi, diciamo, uno dei miei migliori amici del calcio, ma i miei migliori amici in generale, che era Emanuele Brioschi, che avevamo giocato insieme 3 anni a Bologna, 2 anni a Bari, 2 anni a Como, un po' come un fratello. E mentre giocavo pensavo a quello che poteva pensare lui dagli spalti. E dicevo: beh, Brio dirà, oggi il Goro non ha stoppato un pallone, ma che cacchio sta a fare lì? Cioè, la buttavo sempre via, perché avevo capito che mi dovevo adeguare a quel modo di giocare di quella categoria, non potevo pretendere che i giocatori di quella categoria, o anche un po' più bravi come avevamo noi, si potessero adattare a un livello di gioco che era, avendo giocato in categorie superiori, era un livello diverso. E quindi in pratica entrai dentro lo spogliatoio, nei festeggiamenti dissi: ragazzi, vi ringrazio, ma io smetto di giocare. E da lì, in pratica, dopo 2 o 3 partite, ne parlai col presidente, mi disse: però devi rimanere, come diceva il buon Damaschi, come capitano, come nella Coppa Davis, capitano non giocatore. Quindi rimasi e terminammo la stagione vincendo, fu comunque una stagione molto, molto bella. E ricordo tanti ragazzi con un entusiasmo incredibile, con un attaccamento fantastico, e la ricordo veramente con grande piacere e con grande affetto. Qui con il presidente gli devo molto, moltissimo, perché mi ha dato una grande opportunità. Mi ha dato l'opportunità di imparare, di fare un nuovo lavoro. Un nuovo lavoro, io non sapevo bene quello che volevo fare da grande. Quando ho smesso, ho iniziato come osservatore del settore giovanile, responsabile degli allenatori del settore giovanile. Allora, torniamo indietro. Damaschi, quando ho detto che smettevo, che mi chiede di fare il capitano non giocatore, parliamo, chiacchieriamo, e mi dice: Goro, il prossimo anno ti metto alla scrivania, ti metto a fare qualcosa, ho intenzione di prendere un direttore generale. Mi disse anche il nome, che poi non arrivò, che però ha fatto una grandissima carriera, e tu stai dietro e impari. Io ero molto entusiasta di questa cosa, mi piaceva moltissimo. E però poi non si concretizzò, poi andammo un po' alle lunghe, a fine agosto iniziai a fare appunto l'osservatore del settore giovanile. In quella stagione ebbi la fortuna poi di conoscere Agnolin, che era il nostro direttore generale, veramente una persona straordinaria, un grande esempio penso per tutti noi, un punto di riferimento molto importante. E durante la stagione mi chiamava in sede a fare delle chiacchierate, ogni tanto mi portava in giro con lui, era,
è stato un anno dove ho imparato veramente tante cose, ho imparato molto, ho imparato a come ci si comporta da adulti, perché fondamentalmente forse un calciatore, finché fa il calciatore, non se ne rende ben conto. E furono proprio Agnolin, il presidente, un giorno a chiamarmi e a dirmi: guarda Roberto, nel frattempo ero diventato responsabile del settore giovanile perché il responsabile di prima, Luciano Angelucci, era andato via e il presidente vuol cambiare l'allenatore, vuole cambiare anche il direttore sportivo e ha pensato a te. Te la senti? Io non mi rendevo neanche conto di cosa comportasse. Una cosa è certa, che gestire 13 squadre, 14 del settore giovanile, è molto più difficile che gestire una sola squadra e poi una squadra di giocatori, di adulti, con i quali magari alcuni sono stati i tuoi compagni di squadra, le dinamiche ce l'hai più fresche, è più facile secondo me. Apro parentesi, è più facile perché al settore giovanile a volte è veramente dura, perché all'inizio ho riscontrato una lamentela continua da parte dei genitori, di papà, dei nonni. E bene o male i papà e i nonni si possono anche spiegare le cose. Quando arrivavano le mamme era impossibile, era persa, la donavi perché non si poteva. E quindi la prima squadra fondamentalmente era più facile. Avevo fatto un anno e mezzo di allenamento importante. E quindi il presidente mi dà questa opportunità. Il giorno dopo, contemporaneamente, praticamente arriva Camplone e io decido di provarci. E così inizia questa nuova avventura, questa nuova fase della mia avventura, un po', no, col Perugia. Qui di ognuno si potrebbe raccontare qualcosa, è difficile. Magnani l'ho visto ieri, è un ragazzo in gamba, molto in gamba, come tutti gli altri, come tutti questi che ce l'hanno fatta ad arrivare. Ce l'hanno fatta perché oltre alle qualità tecniche, fisiche, tutti hanno grandi qualità umane. Di questi giocatori nessuno si è mai venuto a lamentare per qualcosa. Questi giocatori sono stati in panchina, sono stati zitti, il procuratore non ha detto niente, non si è lamentato, non ha detto voglio andare via, niente. Lavoro e basta. Su tutti Conti. Conti è stato l'esempio, penso, più importante, perché viene a Perugia dalla primavera dell'Atalanta. Era un giocatore che non era molto richiesto in Serie B, non lo voleva in Serie C1, né importante, non lo richiedeva nessuno, praticamente tutti volevano l'altro terzino della primavera dell'Atalanta. A me piaceva e non era d'accordo il direttore Agnolin, che diceva che non andava bene, dovevamo prendere l'altro. E allora io dicevo: direttore, vedrai che diventerà un grande giocatore questo. Io mi sento che, cioè, ha le caratteristiche, vedo in lui dei movimenti, delle cose che ho visto in alcuni miei compagni durante, perché io credo che chi ha giocato, soprattutto chi ha giocato a livelli abbastanza importanti, meglio se importanti, può avere un vantaggio, che è il vantaggio dell'occhio, perché l'occhio è abituato, allenandoti con grandi giocatori, a vedere grandi gesti tutti i giorni, quindi tu sei abituato a vedere delle cose che altri le vedono 90 minuti in una partita, te le vedi tutti i giorni, ce l'hai a fianco, ce l'hai dietro, a volte ce l'hai davanti, li vedi da tutte le angolature e in magazzini, in 20 anni che giochi, un bagaglio secondo me molto importante. E quindi tante volte poi rivedi nei flash, rivedi nei momenti, in una giocata, rivedi in un tipo di corsa, rivedi in un tipo di atteggiamento, no? Rivedi dei giocatori con i quali tu hai giocato, che ci hai giocato contro, e quindi penso che questo sia,
sia una cosa molto importante. Di questi un po' tutti quanti, quando abbiamo deciso di prenderli, comunque sia qualcosa uno aveva visto. Parlavo di Conti perché ha iniziato il campionato giocando titolare, come era nella mia idea iniziale. Purtroppo ha fatto un paio di errorini che ci hanno fatto prendere gol, ci hanno fatto pareggiare una partita, perderne un'altra. Quindi Andrea Camplone l'ha messo fuori. Ha fatto 3 mesi senza fare una partita. Il giovedì giocavamo contro la Beretti, l'amichevole, era inguardabile. Lo dribblava il nostro esterno d'attacco della Beretti, lo massacrava. E lui però si allenava sempre sul pezzo, sempre zitto, senza dire una parola. A dicembre lo chiamo: Andrea, che vogliamo fare? No, mi ha detto diretto: ma stai a scherzare? Io rimango a Perugia, io mi conquisto il posto da titolare. Va bene, sono felice, ma me l'aspetto, bravo, continua così. Credo che sia stato, nel momento poi del cambio, delle ultime partite, del cambio di modulo, sia stato forse uno dei, insieme a Mazzeo, il giocatore più importante, più determinante del nostro finale di campionato, quindi uno di quelli che veramente ci ha aiutato a fare il salto di qualità. E quindi dico anche a quelli che ci sono adesso che lamentarsi o far lamentare qualcuno non è un buon segno. Direttore, ho imparato a chiamarlo direttore perché sennò si arrabbiava, perché le prime volte che l'ho incontrato con la giacca l'ho chiamato mister, perché lui è stato anche il mio allenatore nelle giovanili, quando era il secondo nella prima squadra, e a volte andavo a fare gli allenamenti, e dopo la terza, quarta volta che ce lo chiamavo, un giorno era un po' arrabbiato, ma ha detto: Goro, no, e adesso sono il direttore. E il direttore è, come lo chiama, una persona che ritengo molto molto capace, lo chiama talento, perché è una persona straordinaria, di grandissima cultura. Quando parla è veramente coinvolgente e affascinante, e per me, chiaramente, essendo anche lui perugino, è un punto di riferimento, un traguardo da cercare, da avvicinare, perché raggiungere non penso che sia possibile. Il nostro mister è bravo, e penso che tutti quanti dobbiamo stargli vicino, perché può diventare un valore aggiunto, può diventare veramente un valore aggiunto a un calcio complesso, difficile, di alto livello nella testa. La mia perplessità, se un po' di perplessità c'era all'inizio, era quella se giocatori di Serie B potevano riuscire ad entrare nel suo pensiero calcistico e a trasferirlo in campo. E devo dire che io vedo per il Perugia con Nesta un futuro importante. Perugia, la curva nord, Perugia, i tifosi, io dico la mia. Mio papà mi ha sempre portato in Gradinata, io nasco come tifoso da Gradinata. Mio papà, che è qui, e sono contento che è venuto qua, è super tifoso, chiaramente me lo chiamava Walter Alfredo, era sempre abbonato, Santa Giuliana, Perugia. Mi ricordo quando ero piccolino che il giorno della comunione, dopo l'antipasto, ha detto: oh, andiamo che c'è la partita, e siamo tornati per il dolce che ci aspettavano. Perugia, Genoa, 1-1, 1986. Una delle partite finali, penso. E diciamo che il mio legame al Perugia Calcio nasce da piccolo, no? Da lui, nasce dalla passione che c'era nella mia famiglia, perché avevo nonno Natale che vendeva i semi in Curva Sud, e nonno Armando
che invece ascoltava sempre la partita per radio, non veniva mai allo stadio, era sempre alla radio. Quando ero piccolino il Perugia giocava in trasferta che era lontano e quindi papà non andava, nonno ascoltava la radio vicino al camino di casa e papà invece in macchina spesso. E a volte si sovrapponevano le bestemmie, a volte invece si sovrapponevano le urla di gioia. E credo che il mio legame è soprattutto un legame con il simbolo. Ho sempre pensato e ragionato così, soprattutto dopo che sono diventato calciatore. Ho ragionato così perché quel simbolo, pensavo, non mi tradirà mai, perché è il simbolo della mia città, perché è comunque, le persone ci possono essere di tanti tipi, no? Ma quello che può rappresentare un simbolo per una persona e perlomeno quello che rappresenta per me non potrà cambiare mai. Io penso che, come per quasi tutti i presenti, le avventure, no? Con la nostra squadra del cuore finiranno il giorno che moriamo o che non capiamo più un cacchio e quindi, come diciamo, quando moriamo. Quindi possono essere di vario tipo, possono essere vissute a volte chi da direttore, chi da giornalista, chi da tifoso, chi da appassionato, ma ci legherà sempre un filo di continuità e sarà rappresentato poi dal simbolo del grifo che rappresenta tutto. Sì, nei momenti difficili quando giocavo, che prendevo la E45, generalmente tornavo verso le 5:30, così c'era il sole, usciti dalla galleria di Madonna Alta, c'era il sole dietro la città e dicevo: ma vaffanculo a tutti, ma io rappresento la mia città, ma sti cazzi. E quindi mi ripartivo sempre, cercavo sempre di ripartire. Penso che quello di ripartire e di gestire le pressioni, gestire le insoddisfazioni delle altre persone, anche gli insulti a volte, sia una cosa che il giovane calciatore acquisisce, impara e si porta dentro per tutta la vita. Potrà essere per il calcio, potrà essere per qualsiasi altra cosa, ma credo che anche questa sia una scuola di vita importante. Grazie direttore, e sì, un applauso. Grazie. Ora abbiamo un paio di video. Sì, andiamo, sono un paio di video, poi diamo la parola per le ultime domande. Secondo video? No, questo credo che sia... Si va. Si va, in serie A, si va. Abbiamo anche Roberto Goretti, vediamo se riusciamo a prendere Roberto Goretti. Scusa Roberto. Si va, sei uscito, perché sei uscito? Già avevo avuto il coraggio di finire questa partita. Ho avuto il coraggio, mi sono fatto male, quindi pensi che era meglio se giocavo che c'era al 100% e io che riuscivo a correre. È stato bellissimo.
Roberto Goretti di NA Perugino. Grazie. Ma... risentendo l'intervista, c'era il Gale che diceva che ero lo straniero della squadra, che ero brasiliano, perché non capiva quando come parlavo, e allora ogni tanto voleva che gli facevo le lezioni di perugino, quindi mi metteva lì e io dovevo spiegare, lui mi faceva la frase, io gliela rispiegavo e voleva capire come... come era il perugino. Buonasera direttore, sono Carlo Forciniti del Corriere dell'Umbria. Innanzitutto complimenti e poi le chiedo scusa se devo parlare dell'attualità, ma il mio dovere mi chiama, non è mai emozionante come tornare indietro con la mente a certi episodi, però non posso non chiederle a cosa si aspetta dal prossimo futuro del Perugia, magari dalla partita del Pescara. E poi lei mi ha colpito molto nelle varie descrizioni degli allenatori, ha parlato stupendamente, comunque in maniera estremamente esaustiva, di tutti loro. Le chiedo cosa ha di Nesta eventualmente, di Galeone, di Scala, di Guidolin, se c'è qualcosa di qualcuno di loro. Grazie. Allora, cosa mi aspetto? All'inizio della stagione ho parlato che avevamo un obiettivo, che era quello di rendere orgogliosi i tifosi. Questa stagione la considero veramente come una stagione molto particolare e molto complessa. Io penso che quello che dobbiamo fare è proprio questo, riconquistare i nostri tifosi, continuare a dire questo, renderli orgogliosi per l'atteggiamento che la squadra deve avere in campo, per un atteggiamento combattivo, riportare quella che è in pratica la caratteristica principale che ha fatto grandi i vari Perugia, no? Che era appunto quella della battaglia, dell'aggressività, delle grandi partite in casa. E quindi questo è l'obiettivo concreto che dobbiamo raggiungere, l'obiettivo è che deve andare di pari passo con quello della, secondo me, della costruzione di un'identità tecnica che possa durare negli anni. Abbiamo degli esempi importanti di grande successo e mi piacerebbe che potessimo anche noi raggiungere questo e centrare questo obiettivo, anche se è molto, molto difficile. Allenatori? Io ho sempre le mie... le mie idee sugli allenatori. Io ho già detto che vedevo un po' di Ilario Castagner in Nesta. Ti spiego anche il perché quando è stato Christian Bucchi allenatore, io Ilario Castagner personalmente non l'avevo mai conosciuto bene. Quando c'è stato Christian l'ha invitato un po' di volte, è venuto, abbiamo avuto delle lunghe chiacchierate con lui, mi sono letto il suo libro e ho capito che, e non mi rendevo conto, che era troppo avanti per i due periodi che ha allenato il Perugia, era veramente avanti, aveva acquisito delle nozioni, aveva negli occhi tanti aspetti innovativi. Lui aveva avuto la fortuna di girare per l'Atalanta in Europa e ritrovarsi poi a 33 anni a fare l'allenatore del Perugia avendo negli occhi delle cose innovative in quel momento in Italia e che ha portato nel Perugia e che sono state determinanti secondo me per far grande quel Perugia. Successivamente, dopo una pausa, è stato per un lungo tempo, ci ha raccontato tante volte delle sue esperienze a fare il cronista e per un paio di stagioni ha fatto per Telemonte Carlo il cronista del campionato spagnolo e quando ha riallenato il Perugia ha messo in campo una squadra che somigliava molto a una squadra spagnola, un 4-2-3-1 che generalmente era quasi sconosciuto in Italia, no? dove tutti erano un periodo di Sacchiano, pensavano in una certa maniera e quindi un innovatore, uno con un pensiero innovativo e credo che in questo possa essere simile a Nesta che ha avuto tante esperienze ad altissimi livelli anche all'estero e può portare qualcosa di innovativo.
fondare da giocatore o da dirigente? Uno, la prima domanda. Fondare? Fondare. Ah, sfondare. Sfondare. La seconda è questa, rispetto al tuo lavoro, rispetto al periodo dei miracoli, dove cambiavano 3-4 elementi per stagione, adesso ne cambiano 20-25, è cambiato molto il lavoro tuo. Ma io penso che, allora, ti rispondo alla prima. Io credo che un giocatore quando smette azzera tutto, si azzera tutto, quindi il post è proprio un altro lavoro, lo può fare chiunque. Chiaramente chi ha giocato ha dei vantaggi, perché conosce una serie, diciamo, di persone, conosce tanti calciatori, magari ha visto tanti calciatori, conosce benissimo le dinamiche interne degli spogliatoi, soprattutto perché ce l'hai fresche, conosce il modo di pensare dei giocatori nelle varie situazioni, perché tanto sono sempre le stesse che si ripetono. E questo è un grande vantaggio, io credo. Ci vuole attitudine, ci vuole comunque ci vogliono delle caratteristiche precise, come ci vogliono per diventare calciatori. Io credo che diventare calciatore è molto difficile, questo bisognerebbe farlo capire. Ci sarebbe un discorso molto ampio da fare, un discorso culturale, secondo me. Allora, quando ero al settore giovanile, studiando a Coverciano, ogni anno dicevo sempre ai genitori, dopo aver fatto il corso, ogni anno ci sono 500.000 ragazzi iscritti tra i pulcini e gli allievi. Comprendono tutte le squadre italiane, quindi anche quelle che scelgono, Milan, Juve, Inter, eccetera, eccetera. Su 500.000, 200 giocheranno in Serie A e B. E gli dicevo, ma tu pensi che il tuo campione è nei 200? Fagli fare una vita serena, fai vivere sereni anche a noi, a tutti quanti. Un ragazzino a 9 anni, se cominci a massacrarlo, a farlo sentire un campione, a mettergli anche pressioni, quando giocherà con la prima squadra? Quando farà l'esordio tra i professionisti? A 18 anni, ne mancano 9. L'hai fatto smettere 3 volte, gli dicevo io. Se ti comporti così, 3 volte smette. Cioè, e poi un altro aspetto, la cultura italiana. I genitori italiani. Un altro problema è che non aiutano il bambino a crescere indipendente, ma sono stracoccolati, sono non voglio dire viziati, ma straprotetti. Le scuole calcio hanno peggiorato la situazione, perché le scuole calcio sono un contenitore saltuario. 2 volte a settimana, 1 ora e mezzo, questo si riduce il calcio per un ragazzino, lo sport per un ragazzino, ed è indubbiamente troppo poco. La generazione di quei campioni del mondo del 2006 giocava in piazzetta dalle 3 alle 7 tutti i giorni, senza alcun insegnamento, che è poi quello che adesso insegnano a Coverciano. Non devi avere, devi risolvere i problemi da te stesso, devi imparare a risolverli da te stesso in campo, con i compagni, con l'arbitro, con tutti quanti. Devi imparare a ragionare e a pensare. E poi ecco, è il tempo che lo fai, quello è decisivo. Purtroppo oramai il gioco, l'area aperta, il calcio, come qualsiasi altro sport, sono una percentuale troppo piccola nella giornata di un ragazzino che è dominata da TV, PlayStation, telefonino, e questo porta a una situazione culturale, secondo me, un po' complicata, tant'è che per quello che vedo io ci sono ragazzi stranieri molto più mentalizzati, molto, molto più disposti al sacrificio, che hanno un atteggiamento allo sport e anche alla vita di gruppo molto più positiva. Rispetto a una volta a diventare calciatori? Ah, rispetto. Ma dipende sempre dal metodo di lavoro che sceglie la società. Questo è decisivo, cioè dal progetto che si immagina e che si prefigura nel tempo. Chiaramente il tempo dei blocchi bandiere che rimangono per tanto tempo è quasi anacronistico, purtroppo, dico io, perché era molto utile e
nei periodi storici passati ha fatto la differenza, ma diventa quasi impossibile, perché i procuratori, chi ha tanti interessi, li ha quasi sempre nel muovere i giocatori, nello spostare, nel fare entrate e uscite. È lì che è il momento in cui si muovono più soldi e ci sono più persone che guadagnano. E condizionano i calciatori, li portano a chiedere di andare via. Ci sono poche squadre, solo le top squadre europee, italiane, che riescono a costruire dei blocchi a lungo termine. Perché? Perché un giocatore sa che se arriva alla Juve, sa che è arrivato al top e non se ne vuole mai più andare, ma altrimenti è difficile. Abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente e del futuro. Sogno nel cassetto, pure, come ti vedi tra 10 anni? Non lo so, sinceramente non lo so. Quello che ho smesso di giocare a 34 anni perché la testa mi diceva così, perché non volevo essere un calciatore vecchio, ma volevo essere giovane a fare un'altra cosa. E non lo so come mi vedo tra 10 anni. Non lo so, sinceramente non lo so, non ci penso. Io oggi penso di stare al Perugia fino a 100 anni, ma so che questo non è possibile, non è possibile, perché io credo che ci sono sempre cicli per le persone, per qualsiasi cosa, anche perché poi un'idea pian piano esaurisce e c'è bisogno di quella innovativa, quella nuova, e quindi credo che arriverà il momento, ci sarà un momento in cui mi rimetterò in un'altra veste, no? Nella mia storia col Perugia, che sarà quella di tornare in Gradinata, speriamo coperta, perché sennò vado in tribuna adesso che ho una certa età, e quindi non saprei sinceramente tra 10 anni. Ma i 3 acquisti, ho detto prima, vedremo, adesso niente, li faremo dopo, quando riapre il mercato. Il giocatore più forte col Perugia o in generale? No, non lo so, io penso che qui a Perugia sicuramente Milan Rapaic è stato un giocatore fantastico, era ben voluto da tutti i compagni, era un giocatore dalle potenzialità pazzesche. Milan è fantastico. Un po' di anni dopo che eravamo finiti, penso 10 anni dopo, mi chiama un giorno, mi dice: Goro, mi devi fare un favore. Goro, sono Milan, mi devi fare favore. Che hai fatto, Milan? Ho lasciato su conto Perugia una valanga di soldi, ci aveva lasciato, e mi sono dimenticato, vai tu da direttore a fare firma per me per rimandarmeli. Ma tanti, ne aveva lasciati tantissimi, si era dimenticato. Milan, mi ricordo che nei primi mesi diceva solo una parola, tutto il giorno, diceva opa. Qualsiasi cosa tu gli chiedevi, Milan come stai? Opa, 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 così, sempre così. E poi arrivò grassissimo, era 13 kg sovrappeso, il Gale quando lo vede il primo giorno, gli dice: ma tu non sei quello che ho visto io a maggio, no, non sei tu. Opa, opa, opa. Insomma, poi disse che doveva mangiare una minestra tutta particolare, portò la ricetta della minestra per un mese e mezzo, ha mangiato questa cacchio di minestra e pian piano si è dimagrito. Quando gioca, opa, opa, passamela, opa, tira, opa. Direttore, grazie a voi e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie mille.